know. C'è anche nei biglietti. Allora, fatemi fare una piccola cosa che intanto vedo appaiono le diapositive. Fatemi dire due parole per me, per la stima che ho avuto e l'amicizia che ho avuto con il professor Massimo Pitau. Massimo Pitau mi ha insegnato moltissime cose. Sono quei maestri che non puoi fare a meno di ricordare, di riconoscere quanto sia stato importante per quello che conosco della Sardegna. E devo dire, era molto delicato e rispettoso. Quando parla, e siamo nel 77, e dice che il fallimento dell'archeologia, lo dice in maniera delicata, è stato un evidente errore e un loro, loro notevole demerito, questa autoreferenzialità, questo escludere dal recinto degli scavi tutte le altre discipline. L'archeologia deve mettere insieme tutte le conoscenze, però questa autoreferenzialità è stata devastante per la Sardegna, devastante. Ha impedito lo sviluppo della ricerca seria. E quindi io sono molto più carogna, perché dico, io che devo andare avanti, ecco, grazie. Io ho una pietra che ho trovato vicino a Perfurio, che ha la forma del cuore. No, adesso dico che quello è un culo di pietra, ed è il culo degli archeologi pesanti, che sono sempre seduti sopra uno scrigno pieno di conoscenze. E siccome c'è il loro peso da culo di pietra, non si può scoprire. E l'archeologia è una di quelle discipline che appartengono all'etica. Non è un posto di lavoro, come fare il prete, come fare l'insegnante. Sono dei mestieri che hanno una forte componente di etica, dove lo stipendio è solo utile. E loro ci devono dare l'inutile, la conoscenza, e quindi usare di questo loro potere è devastante, perché poi quell'inutile ha riflessi anche sui soldi, perché quando io valuto davvero il patrimonio in maniera seria, scientifica, forte, viene la gente, lavorano, i nostri ragazzi non vanno in continente, se vogliono ci vadano, ma non deve essere obbligatorio. Allora torniamo, perché stasera c'è da presentare il libro Il contadino che indicava la luna, e mi è venuta in mente questa immagine del 92. Stavamo tutti in due, un po' meglio, ma io vorrei avanti. E quel giorno mi ricordo l'inizio di questa, cioè lavori insieme, c'è questo ompalo con quella palla di cibo. E a me è venuto in mente quest'altra. Questa. È la stessa cosa. Ok, manca tre palle, qualcuno se ne sarà fregate. Però, come mai a Monte d'Accodi ci sono, c'è una palla grande con quelle piccole, e nell'isola di Pasqua c'è la stessa immagine? Ma com'è possibile chiudersi in Sardegna con l'autoreferenzialità quando tutto il mondo è unito? Non posso parlare, che ne so, di spirale dicendo che sono corna del muflone perché in Sardegna c'è il muflone. È tremendo! È un simbolo universale dappertutto. E allora bisogna uscire dall'isola, come è sempre stata la Sardegna. La Sardegna è al centro del Mediterraneo. E tutte le grandi civiltà che si sono formate sul Mediterraneo, le civiltà non sono altre che quelle affacciate sul Mediterraneo, adesso non è più così, però la civiltà è quella dell'Egitto, della Grecia, dell'Oriente, anche Spagna, africani. E la Sardegna è il centro, è un crocevia obbligato, quindi in Sardegna arrivano le cose,
e la Sardegna un laboratorio li rielabora e qualche volta li esporta. Quindi no, è vero che è isola, ma non è isolata, è crocevia obbligato. Quindi c'è una sovrapposizione di conoscenze, di modi di fare, di pensare, eccetera, enorme. Quindi Sardegna come laboratorio. E questi simboli, il centro della Terra, questo grande assis mundi, quattro pilastri che sorreggono il mondo, è una visione cosmologica comune a tutte le popolazioni. In Sardegna però è qualcosa di diverso. Non si riconosce neanche l'evidenza. Quindi su queste questioni, fino a voler quasi suicidarmi, se voi pensate di buttare giù un nuraghe con una macchina del genere, con l'ariete, cioè, mi sembra la storia per i bambini. Cioè non solo c'è questa questione che non so come possa venire fuori in Sardegna la necessità di raffigurare il sardo come un bellicoso cattivo che taglia le orecchie, eccetera. Certo, quando tra me si è inventata sta balla colossale, era per mandare carne al macello per la guerra mondiale. Nel mio paese, a Cortina, c'è un ossario e ci sono 7.428 morti ragazzi dai 18 ai 22 anni che hanno il cognome che termina per U. E allora uno parla come si può trasformare la scienza della teologia in strumento per andare a far ammazzare la gente. Molto bravo. Qualcuno, questo è un inciso, è un inciso, riguarda però il tempo tondo. L'inciso è questo, scusatemi, quando siete stufi smetto. Un vostro grande scrittore, nonostante si chiami Satta, non è il grande Salvatore Satta, che per me è premio Nobel tanto quanto era Adeletta, grandissima anche lei, si chiama Satta, per lui si chiama Antonello, scrive, lui era un segretario regionale e scrive le cronache del sottosuolo della Barbagia. Quando capiscono, non ci voleva molto, che se andavi in guerra tornavi con un vestito di legno e l'unica condizione era quella di essere meno matto, si spara a un pinne e zoppicando non lo mandano in continente. Ok, ha salvato la pelle, però doveva mungere le pecore e la mungitura delle pecore avviene in un recinto e devi prenderne una alla volta. Se non hai una certa prestanza fisica, col cavolo che mungi 400 pecore. E allora inventa un affare dritto che costringe una specie di banca, le pecore, ad allenarsi e così le becca tutte quante. Ha rotto con la circolarità del tempo che c'è in Sardegna. Per questa necessità, per colpa di Taramè. Su questi episodi, qui queste figure di anime, così le definisce Lillu, perché fra tutti era anche quello più sensibile, sinceramente, e tutti quelli che sono venuti dopo Lillu non gli leva le scarpe. E allora c'è, quando il è rappresentato, è un momento di festa, le braccia si collegano col cielo, è la festa. Purtroppo quando muore non ha più questa vitalità e chiude, e allora l'uomo racchiude le ali e si tuffa nell'Ade, vai avanti. E la Tanda dice, sono le figure a candelabro. Scusa Massimo, torno un momento indietro. A candelabro la chiama. Oppure la partoriente. E ho detto alla Giuseppina, hai idea di come partorivano nel passato? Per prima di dire, e come partorivano? No, dimmelo tu che dice che è la partoriente. Hai in mente la sedia del ginecologo? Ma non era così. Partorivano cucciate. Comunque sia, ho detto va bene, se non dammi le risposte allora da capadora, perché non solo a me, anche mia madre, mia sorella.
erano tutti coinvolti. Questa figura del morto che si getta, questo è il tuffatore di peste, per dire della continuità. Allora, ci sono dei posti in Sardegna, come quello che viene dopo, ecco questo, e di solito non esagero, ma viene da dire, questa è la Cappella Sistina degli antropomorfi morti. Questi dipinti qua sono dipinti col sangue, con albume e con un dito. Siamo, io penso, verso il 1500. Ha avuto la fortuna un grande sperone di roccia in condizioni ambientali ottime e sono così. E ci sono queste figure di antropomorfi con le ali chiuse. Di una bellezza infinita. E il gesto. Dove? Tu vai a dirlo alla sovrintendenza ed è finita. E questo è l'altro atteggiamento che induce proprio l'archeologia. Io ho imparato a conoscere il patrimonio, il vostro patrimonio, ma anche mio, come risposto all'Iliu. Grazie agli outsider, quelli che conoscono il territorio. Andiamo avanti. Ci vorrebbe una moratoria in modo che tutti possano restituire molti oggetti stati ritrovati, perché questo aiuterebbe la conoscenza. Invece se ti mettono in galera, se lo restituisci, nessuno lo restituirà mai. Ecco, allora in quegli anni è venuta fuori questa questione della... Anche Mauro ha avuto la bontà di starmi a sentire, io non sapevo nemmeno che esistesse l'archeoastronomia, e ci siamo confrontati, ho imparato anch'io alcuni elementi di questa disciplina, per più avanti, e ho provato ad applicarli nel territorio che conoscevo un po' di più, ad Ozieri, con delle cose molto interessanti, no? C'è un allineamento, vai avanti, che attraversa tutto l'Ogudor, praticamente, la piana, è solo che aveva una discrasia, non è esattamente nord-sud, è un po' spostato. E allora ho pensato, ma se io devo regolarmi col sole che nasce per determinare, il sole nasce ad Ozieri, nasce quando è già nato. Io lo vedo quando è già in alto e quindi ho un punto di stazione che non è quello giusto, perché prima di arrivare in cima al monte ha già fatto un tratto, e quindi quella discrasia è dovuta al fatto dell'osservazione che non è l'orizzonte ma è più alto dell'orizzonte. E questo l'ho ritrovato anche in molte chiese che sono orientate sempre verso est. Perché verso est? Perché verso est nasce la verità, nasce il sole, nasce Dio. E il cristianesimo ha un sacco di sincretismo, quel che c'era prima c'è anche adesso, quindi tutte le chiese sono rivolte a est, hanno una grande simbologia come Anuraghe, la chiesa ha bisogno dei gradini per toglierti dal piano terreno e elevarti a quello di Dio, quando vai dentro c'è l'acqua santa per purificarti, hai permesso come uomo di fare 3-4 giri sotto la volta del cielo e poi ciao. C'è tutta una forte simbologia, quindi questa chiesa che ti indica e ti opprime, ti dice ti lascio fare 2-3 giri, 2-3 passeggiate ed è finita, ed è una navata, perché la costruzione sopra sono proprio chiglie di navi rovesciate, ma c'è bisogno di questa simbologia, perché chi guida la nave, il grande nocchiero, è il vescovo che ti indica la via per arrivare alla redenzione, cioè è pieno di simbologia, è un lugare che ha una simbologia, vuol dire che si compiono dei riti che sono quelli uguali a quelli da altre parti. Se io invece lo ripenso come la guerra, che trucco ha un uraghe che so come è fatto? Non c'è nessun trucco. Allora sciocco fare una fortezza che io conosco già com'è, a parte che solo un cretino si va a finire dentro un uraghe con una porta sola. Cioè, nemmeno gli animali, che forse non hanno le capacità dell'uomo, un castoro che si fa una diga si riserva una via d'uscita. Vabbè, poi di enigmi, ci
ci sono dei nuraghi. E questo è un contributo di magia di Mauro, e anche di Mauro anche. Come mai ci sono dei nuraghi distanti 420 metri l'uno dall'altro? Due nuraghi vicini 420 metri, uguali. Qual è l'unità di misura? Qual è la cosa? E qui è il capovolgimento di quel che io che penso che sia la ricerca. Se io mi fermo al dato registrato, vado fuori di testa perché non so che unità di misura fosse. Ho pensato che fosse con gli specchi, con la lunghezza del tiro con una freccia. No! Se io costruisco due rette perché ho dei nuraghi orientati e poi li interseco con un'altra rete di nuraghi perché sono orientati verso un altro punto, ho intersecato rette parallele con rette parallele. I segmenti che sono all'interno hanno la stessa distanza per una legge facile geometrica che conosciamo. Quindi la distanza è uguale. Non lo sapevano, perché è la conseguenza di un atto costruttivo geometrico. Quindi rovesciare le cose, oggi cercavo di dire che i nuraghi hanno la porta d'ingresso a 148 gradi. Come mai? Perché c'è la tramontana, il maestrale, perché viene più luce. Ma no, è solo la conseguenza dell'atto fondativo. Sostizio, alba del sostizio estivo, tramonto del sostizio invernale, ho diviso il mondo in due parti. Partendo con un riferimento preciso, 58 gradi. Quando divido questa retta, la divido a 90 gradi, ho fatto 58 più 90, 148. Allora la porta del nuraghe messa in quel punto è la conseguenza del lato fondativo. Non devo andare a scomodare altre questioni. È l'atto fondativo che mi fa arrivare in quel punto. Non tutte sono 148, 150, 150. Però ragionare, ecco, prima abbiamo parlato cosa servivano i nuraghi. Bella domanda. Allora, quando mi sono rotto le scatole, anche se l'idea l'ho sempre avuta, non posso, devo cambiare la domanda. Cos'è che ha indotto il nuragico a costruire i nuraghi? Sembra la stessa cosa, non è così. Cambi la domanda. E quindi la risposta può essere conseguenziale. Se volete ve lo dico, però ci vuole tante robe. Il nuraghe è l'elemento di cosmizzazione dello spazio e del tempo. Che bella risposta. Cosmizzare vuol dire mettere ordine, uscire dal caos e dare un ordine. Se tu vivi nel casino, sei incasinato. Hai bisogno di riferimenti certi, di orientamenti sicuri e soprattutto di controllare il tempo. Quando ho disciplinato, ordinato queste due categorie, c'è un certo sollievo, c'è una rassicurazione. Esco dal caos perché ho un ordine. Allora vedere il nuraghe con questa grande funzione di cosmizzazione cambia tutto. E le cose tornano molto spesso. Andiamo ancora avanti. Vabbè, tutte queste cose, ecco l'atto fondativo, questa geometria che c'è nel nuraghe, c'è sempre la geometria che è la perfezione astrale. Io, la prima osservazione che l'uomo fa è sulle stelle, sulla luna, sul sole, che si ripetono ciclicamente, sempre uguali, precise. E quello riferimento è riferimento così in cielo, così in terra. E quando io sono capace di ricreare quel che c'è in cielo, lo rifaccio in terra, quell'ordine, sono rassicurato, perché anch'io sono capace di creare, di ricreare quell'ordine. Ecco perché guardare all'astronomia vuol dire avere la fonte dell'informazione grande, precisa, ineludibile. E mi sento rassicurato, perché anch'io ho ricreato. Quando faccio una cupola, la soddisfazione di aver ricreato nel piccolo la volta celeste. Creare una cupola è un atto molto difficile, e però quando io riesco a farlo, anch'io sono Dio. Passatemi l'enfasi, però è così, perché ho dimostrato di essere capace di ricreare. Andiamo avanti. Queste osservazioni
l'avete già detto, possiamo andare avanti, vediamo. Ecco, fermiamoci un momento su questo. Una cosa che mi ha dato Pitau, un consiglio, me l'ha dato più di uno, ma quello principale che ho seguito subito, mi ha detto: se tu vuoi occuparti di archeologia, occupatene con la tua disciplina, non col linguaggio, né con la mentalità degli archeologi. Tu, quel che hai fatto è sulla tua materia, hai studiato, spero che tu sappia qualcosa, però usa gli strumenti della tua disciplina per avvicinarti ai nuraghi. Prima abbiamo visto l'osa, che è un triangolo perfetto. Zantine è il più bello di tutti, incommensurabilmente più bel nuraghe della Sardegna. Poi c'è l'osa, poi c'è Sparas, non so, poi c'è Palmavera. Qualcuno ha detto Barumi, sì, ma forse è il 15° posto, io mi darei ancora più dietro. Perché è un coacervo di pietre messe su alla tavola, restaurato in maniera orribile. È una vergogna totale. Forse c'è una diapositiva che fa vedere quanto sia brutta la ricostruzione, quanto neghi l'essenza del nuragico, che si basa su un elemento che è fondamentale da sempre, specie l'architrave. L'architrave è un momento di passaggio sotto, quello che ti introduce alla casa, è carico di significati. E vedi le casette, le capanne nuragiche con una lastrina di pietra che non so neanche come faccia a star su, nega l'essenza della costruzione nuragica, che ha molte volte nell'architrave l'elemento più grande, fondamentale, di colore diverso. Anche di bellezza. Anche di bellezza, ma chiaro, no? Allora, gli orientamenti, eccetera, verificati, e poi c'è quella roba del tavolo lì. Perché uno deve rompersi le scatole, rompere la rettilineità e venire fuori con una bobba. Perché? Sono sbagliati, ma siamo umani. Però, guardando la finestrella, cosiddetta di scarico, per lo scarico del tubo, entra alle 8:05 del solstizio d'inverno, entra un raggio del sole, sempre che ci sia, non ci siano nuvole, un raggio parallelo come l'alba, come quel lato che è orientato verso il solstizio d'inverno, entra dentro, vai avanti per 30 secondi, moltissimo, entra dentro, vai dalla finestrella e va a irrorare un bettilo il giorno del 21, il giorno della rinascita dell'anno, il giorno del Natale di Nostro Signore. 4 giorni, cosa sono di fronte all'eternità, benedetto? Niente. Allora, l'emozione che si prova sapendo che alle 8:05, non mi ricordo se è meno 4, ma comunque, entra dentro il sole che va a irrorare quel bettilo e gli dà vita, è di una bellezza, no? La rinascita di Nostro Signore che avviene in questo momento, che rinnova l'anno, è questo. Ma è un problema, riprenderà il sole al solstizio, sta fermo giù, non ha più forza, non ci dà niente, riprenderà sto qua a venire su, però oggi è la certezza. Ma allora no, doveva aiutarlo con fuochi, con feste propiziatorie. Il momento del Natale, il momento, dai, torna su. E piano piano ritorna. Andiamo avanti. Allora, di fronte a queste cose qua, palpabili, visibili, come fai a negare il collegamento fra una cupola di questo tipo aperta, come ha detto Mauro, aperta o l'Italia? Fare una cupola aperta è molto difficile. Chiuderla con un concio, come una volta, è normale, però fare una cupola e lasciare il buco aperto è difficile. Ci è riuscito, andiamo avanti. Agrippa e poi il più grande degli imperatori, Adriano, che ha messo male il Pantheon. Il Pantheon ha
il buco aperto. E aprire il buco della casa, dell'edificio, è un artificio costruttivo difficilissimo, perché con la volta normale, con la concezione normale ad arco, c'è bisogno del concio di chiave. Qui non c'è. E allora vuol dire, ma non voglio far perdere altro tempo, una costruzione assolutamente particolare, che non è che si fa sporgendo con un concio uno dopo l'altro, perché dopo un po' ti viene giù tutto. Io devo sovrapporre degli anelli, un anello sopra l'altro, di diametro più piccolo. Ma io ho dei massi, un po' come squadrati. Come faccio a legarli? Quando sono che metto un corso, il concio per gravità cerca di andare giù, ma non può perché c'è quello vicino e si stringe e fa un arco orizzontale, quell'arco che ho bisogno di mettere uno sopra l'altro, che sfrutta la forza di gravità. Allora, l'interesse di questo non è perché io posso dire penso di aver capito come costruirlo in uranio, no, e qui scatta la bellezza della conoscenza della storia. Se io ho il concetto di cosa è avvenuto, lo uso in maniera speculativa, cambio la mia mentalità, invece di voler vincere la gravità, che è quello che dobbiamo fare perché gli edifici stiano su, me la faccio alleata. E ci sono molti esempi che io sfrutto questa forza incessante della gravità per costruire, perché invece di battere una forza, la gravità, me la faccio alleata e riesco a fare delle novità incredibili. E da dove ho copiato? Da 4.000 anni fa. Perché né novi sul sole. Quando io ho capito il concetto, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Continua a ripetersi questa questione. Ancora? Qui non c'entra il sole, però c'entra il sistema costruttivo. E oggi non si fanno più film che non siano sostenuti dalla storia della tecnologia. Se voi avete visto quella serie sui Medici, c'è un certo momento che fa vedere dove era la cupola, i fili che Brunelleschi tesse, questo straordinario architetto, forse più grande di tutta la nostra storia, ed è una ricostruzione storica in quel filmato dei Medici di grande bellezza. Oggi gli storici entrano nelle discipline e si vedono dei film, non vedi più i romani con l'orologio, che si dimenticano i gladiatori, le comparse si dimenticano l'orologio. Oggi, se voi guardate quel film, come si chiama? Robin Hood, quello di quel bellissimo uomo, non sono di quella parte, però insomma, mi pare sia Costner il protagonista. È fatto restituendo una storia, il taglio cesareo, che fa il negro che accompagna l'orientale, che accompagna Robin Hood, la cochlear per portare su l'acqua, come ruota la freccia, quando è di una bellezza scientifica, unica, si è servito dei maggiori tecnologi, dei storici della tecnologia. E invece oggi, vedi, l'ultimo libro che ha fatto Campus sulla costruzione di Sant'Antine, dove sembra di vedere i fumetti di Hanna-Barbera, delle cose inaudite, portano i massi con un carro con le ruote di legno. Se tu metti un masso del Nuraghe su un carro con le ruote di legno, come lo metti su? Si sfonda, perché il mozzo non ha la resistenza, l'asse per tenere un collo. Ma si sono sempre trasportati con la slitta, ma neanche questo, lo metto su un carretto, i vestiti su quelle, fa delle impalcature folli, medievali. Certo medievale, così in sintonia con l'Ilio, che vedeva il mondo nuragico come quello organizzato feudalmente, il capo, le costruzioni e tutto in conseguenza. Ha preso un quadro del Medioevo, ha tenuto quello, ha antichizzato un po' i personaggi, oltretutto scalzi. Non consiglio a nessuno di andare in un cantiere come quello delle pietre scalze, anche se hanno una suola di callo così. È impossibile. Ma forse i nuraghi c'erano così stupidi che non conoscevano le scarpe. Eppure Montiprama, che sono cose, c'ha le scarpe. I sacrevisti con le scarpe, i bronzetti c'ha le scarpe. Ma lì sono raffigurati perché senza scarpe è chiaro che il nuragico è un po' cretino. Cioè devi raffigurarlo in modo che sia cretino. E ma è un archeologo, anzi quello più emergente.
me lo auguro per lui, non per l'archeologia. È più bravo, penso. Questo è più bravo. Quattro toro su più santo. Pensate all'operazione che è riuscito a fare. Non nomina più la fortezza. Dice, allora dai, è un passo avanti. Dopo c'ha due o tre rifuse, parla di come ronda, di piano di ronda, parla di bastioni, parla di altre robe che sono militari. Però a proposito delle pale di prima, delle pale litiche, quelle rotonde trovate in una cella del Sant'Antine, che tutti dicevano sono i proiettili nuragici, o da lanciare con cosa, vabbè. Allora dice no, no, non sono, sono pestelli per il grano. Pitao, mi ricordo quando è venuta fuori queste storie qua, ha detto anche i nuragici ci giocavano le bocce, mi sembra molto più. Ma non ti accorgi che anche la Madonna Nostra Signora c'ha in mano un pianeta? Quelli sono l'osservatorio astronomico di Sant'Antino, lavora con questi elementi che sono i corpi celesti, e quindi da proiettile diventa macina. Ok, io preferisco la versione di Pitao, giocavano le bocce. Solo la torre, che secondo me è perfettamente pratica, con quel buco aperto, a parte il valore astronomico, è da schianto, è di una bellezza unica. Questo magistero usato all'estremo. Lui ha detto, ogni volta, dice, conosco Santa Cristina fin da quando ero piccolo. Dice, ogni volta che accompagno però dei visitatori, si rinnova in me l'emozione. Questa è la definizione dell'opera d'arte, capace di trasmettere emozione sempre. Sono riuscito a commuoverti? Bene. Vuol dire che sono riuscito a darti un po' di emozione. Avanti. Velocemente, adesso basta, perché ormai li abbiamo sputanati abbastanza. Come il castello, Marcolino di Arrè. Ecco quello che dicevo prima. Allora, questo io proprio tutto ricostruito anche con la manta. Mamma mia. Allora nel 97 ho avuto un po' di, perché sembrava che di Dio con questo articolo i templi antichi guardano il cielo si aprisse all'arcoastronomia. Però diceva, no, è chiaro, deve essere una scienza rigorosa e cosa, mica fatto da quei quattro peones outsider che pullulano con i nostri nuovi. Professore, abbia un po' di considerazione, non è che facciamo niente, prendiamo misure, i vostri nuovi. Ma quando lei viene a Venezia, Venezia è sua, come fai a dire i nostri nuovi? Sono anche miei, io sono venuto in Sardegna, perché li sento anche miei. Per trovare le mie origini, la mia cosa. Cosa dice? Professore, lascia stare i leghisti, Dio vuole, no? No, non trasformiamo la Sardegna in una lega. E mi ricordo, vabbè, andiamo pure avanti. Ecco, questi sono quelli che pullulano sui nostri nuraghi. Magia, Mauro. Andiamo pure avanti. Là sopra siamo sul Pilarica, c'era. No, il Pilarica, lo sai, quello in alto. C'era. No, qua siamo nella grona. Io vi ho fotografati, io vi venivo dietro come uno scannocchio. Andiamo pure avanti. Nell'entra che ho scritto, vede, se si occupa di costruzione del passato, soprattutto megalitiche, prescindendo dall'astronomia, sarebbe come scrivere senza conoscere la grammatica e la sintassi. Forse voi archeologi avete dimenticato di guardare l'ordine magistrale del cielo, chini sugli scavi, perché vi interessa ciò che brilla sulla punta del piccone, solo quello che c'è sulla punta del piccone. E solo ora vi accorgete della nascente astronomia, perché aveva un'apertura. Sarà stato su Babbo Manu della cultura sarda, in quel momento lo era, ma è l'unico fra gli archeologi che aveva capito. Non poteva sputanarsi e dire, ho detto un sacco di fregnacce, però secondo me aveva capito che non si poteva fare a meno dell'astronomia.
bene. Allora, due o tre robe ancora, meglio di apporto, però purtroppo, a parte l'intervento di Lebeuf, prima delle 11, andiamo avanti. La Santa Cristina abbiamo detto tutti. Andiamo pure avanti. Ecco, io mi piacerebbe fare un modello di Santa Cristina, così, in scala 1 a 2, 1 a 3, e con un laser far entrare la luce della luna, del sole, e nella specie di rotazione, però sta fermo il laser e giro la cosa, messa in un aeroporto di una città. E mi dice, cos'è questa roba qua? Non quando arrivo a Cagliari e vedi molti prana, queste statue deformi, Frankenstein, col culo attaccato per terra, senza nessuna proporzione, proprio ricuciti in fretta, una roba che non ha niente a che vedere con la bellezza. Però questo, messo su un podio, Massimo, è stato un bingo, non ti liberi più dalla gente che viene, da tutto il mondo a vedere una roba del genere. Andiamo avanti. Cioè dobbiamo comunicare, dobbiamo promuovere. Dicevo prima sul posto, guardate questo apparecchio murario che sporge un concio dopo l'altro per fare uno spigolo dove si ferma e segna come un leggio la luce che ha diverse inclinazioni del sole e della luna. Andiamo ancora avanti. Ecco, questa le ho rubate alle bestie, ma dirà meglio lui. Guardate come entra il raggio lunare e come segna i conci. È spettacolare, ma non è solo bello, è predittivo, capace di sapere in che punto del ciclo ti trovi. Non so se stasera riusciremo a vedere qualcosa del genere, perché ci vuole molta pazienza, religione, silenzio per vedere sta roba qua, però questo succede nel cammino del posto. Questo succederà non nel 2025, vabbè, i nostri lavori non è che siano questi, abbiamo dei progetti, non abbiamo nominato Mulas, ma è un archeologo convertito all'astronomia, ci sono altre cose, andiamo pure avanti. Lebeuf ci ha promesso nuove misurazioni. Dove sei Lebeuf? Andiamo via. Ah, è vero che hai promesso nuove misurazioni? De nada, no. Cosa pensi di fare ancora qui, a Santa Cristina? È finito? Scucciate. Eh? E vedi dove scucciate. Appena, perché Mauro mi ha chiamato. Per me due questioni fondamentali, che ho già accennato, sono la concezione del tempo e dello spazio. Concezioni che adesso, non per me, non tanto, sono vecchie. Oggi nessuno parla più di differenza fra spazio e tempo. Lo spazio cartesiano non esiste più per gli astrofisici, per tutti gli studiosi. Dopo Einstein e la quantistica, il tempo è la quarta dimensione. Tutti i giudizi vedono lo spazio e tempo come un unico. Non c'è distinzione. La distinzione grande è avvenuta nel Settecento con Cartesio, che ha dato l'indicazione di base e altezza delle tre dimensioni per lo spazio, e sul tempo vagava un po' di più, anche perché la questione del tempo coinvolge molte discipline, ad esempio la religione. Uno degli assiomi è l'eternità di Dio. Cos'è l'eternità? Può coincidere con lo spazio infinito? E quando Santa Agostina, ma è prima di creare l'uomo, cosa faceva? Niente. Allora si annoiava e poi si è creata una grana infinita, perché secondo me era tranquillo, ha creato l'uomo, si è incasinato da solo. Però il tempo allora eterno viene interrotto, e la concezione del tempo ha fatto impazzire Sant'Agostino, ma a me le categorie medievali, quelle cartesiane, quelle quantistiche, non ce ne frega di meno. Io devo cercare di capire come intendevano il tempo e lo spazio al tempo del nuragico. E allora ci sono queste rappresentazioni nei luoghi importanti di questa doppia spirale.
ed è un simbolo universale. Vediamo, tanto le conoscete, vediamo la prossima, una piccola interpretazione della spirale, che è quella che dicevo prima. A Natale il sole è andato giù, torna su, sì, torna su e ritorna e comincia un giro più grosso, poi ancora più grande, poi ancora più grande, finché arriva il solstizio d'estate. Il 21 giugno solstizia, è fermo e comincia un giro più corto. Arriva al giro medio 12 ore all'equinozio di settembre e poi va ancora e torna al solstizio d'inverno e poi riprende il giro. Qual è la figura che concretizza questa idea, questa immagine? È la doppia spirale ed è chiarissima ed è comune a tutti. Io ho tracciato il tempo, se conosco bene la spirale e guardando la stessa cosa posso trovare non solo i punti solstiziali o equinoziali in questa immagine, posso fissare anche altri elementi che regolano la vita, è come un metronomo, regola la vita della semina, del raccolto, di tutte queste cose, ed è legato ad altre cose. Ad esempio, non sono secondo me coincidenze, i 28 giorni più o meno della luna è il ciclo mestruale, è legato alla vita in maniera indissolubile e c'è tutta una regolarità legata al tempo, è una concezione del tempo che ritorna. L'unico che secondo me ha dato una spiegazione, e dicevo prima, vai avanti, poi certo, devo dire che ho capito qualcosa sulla macchina di se stesso del nuraghe, perché ho cominciato a leggere Mischiariade e ho capito cos'è la spirale, che non è nel piano, la spirale ha anche in sé la linearità del tempo, il passato, il presente e il futuro, c'è nella spirale, perché non è nel piano, è un segno di ascendenza, un segno di grande propiziazione, di vita, è il bello dei segni. E nel nuraghe è congelato, perché quando si costruisce si ripete un atto importante, l'atto sacro, costruire è un atto sacro. Chi ha costruito Santa Cristina svolgeva la sacralità dell'atto del costruire. È importante questa categoria, vai avanti. Solo per dirvi cos'è il tempo lineare. Il tempo lineare è quello introdotto da Figlia o da un'immagine fotografica che blocca un momento preciso. Vedete questa figura di Ronaldo? Sta facendo la rovesciata ed è appoggiato con due dita. È un momento piccolo. Prima non era lì, era più giù, in un momento di equilibrio. È la rappresentazione che poi si svolge. Blocca il movimento in un punto preciso, per bloccare l'attimo, che si dà ragione di quel punto con una costruzione di statica che fa vedere che il momento di equilibrio, non so come spiegarvelo, pensate a una palla di acciaio, con sopra un'altra palla di acciaio, perfettamente levigata, c'è un attimo in cui una palla sta sopra l'altra, ma è un attimo, perché poi non può stare sopra. È quel momento di equilibrio che l'arte lineare coglie. Se vai la prossima, il cavallo che Figlia scolpisce e dà un'altra visione del tempo sul Partenone, quel cavallo che è adesso in piedi, un attimo dopo è giù, lo vedete come blocca il tempo? Ed è bellissimo perché con delle tesi abbiamo dimostrato che la risultante della massa del cavallo passa per quello zoccolo, è il momento di equilibrio. Allora l'artista riesce a congelare un momento dello scorrere del tempo, introduce questo tempo lineare che è il nostro. Il nostro è fatto di passato che non ritorna, del presente che è già passato e c'è questa proiezione in futuro, ma non ha scampo, mentre il tempo circolare ritorna, quindi ha scampo, è molto più rassicurante. Però noi abbiamo ormai questa concezione, però no. Fine, perché questa cosa qua alla fine l'ho imparata da Pinuccio Sciola, che fa un discorso, lo fece a Bonorba quando siamo andati, presentava, regalava, lui ha detto, il presepio alla comunità di Bonorba, e in quella occasione abbiamo parlato del tempo ciclico e lui mi ha detto che la capacità del nuragico non era quella di congelare un momento,
ma di far capire che c'è un gesto che si ripete. Per esempio Santa Cristina appartiene in toto alla concezione circolare del tempo, perché si rinnova sempre, e credo che questa visione aiuti a concepire meglio questo pozzo. Poi Lebesgue ci dirà quanto è importante questa costruzione astronomica a riferimento con i cicli lunari, e quindi è complessa, perché chi l'ha fatto è riuscito a fare bellezza innegabile, razionalità, e mettere insieme le ragioni della bellezza e quelle della razionalità, quelle dell'architettura e quelle dell'ingegneria, è l'unico modo che si fa giudicare un'opera di architettura, un'opera d'arte, che, ripeto, va strappata all'archeologia e consegnata alla grande arte del mondo. Fatto 50 minuti.